Eravamo rimasti. Silenzioso, sesto, sedicesimo secolo. L'epoca medievale è completamente estranea alle discriminazioni fra i sessi. Nell'alto medioevo vi furono ordini monastici duplici, con edifici rispettivamente per i monaci e per le monache. Sane tradizioni riprese, per esempio, a cavallo dei secoli XI e XII nel monastero di Fontebraudo, fondato dal beato Roberto d'Arbrisac. Lì la massima autorità era una badessa denominata Mater Monasteri. La storica francese Regine Pernoud sostiene da tempo che le donne nel Medioevo vivano una condizione di assoluta parità con gli uomini. Conosciamo regine che governano con lo stesso potere dei re. Galla Placidia, imperatrice tardo romana, Giovanna, regina di Napoli, Eleonora d'Arborea, giudicessa di Sardegna, Costanza d'Altavilla, imperatrice e regina di Sicilia, molte nobildonne potenti, Eleonora d'Aquitania su tutte, e molte badesse che amministrano vasti territori al pari dei loro corrispettivi maschi. A ben guardare è possibile concordare con questa affermazione, tenendo presente che si tratta di un numero di casi, se non proprio rari, di sicuro molto inferiore a quelli maschili. Queste donne costituiscono lo sporadico prototipo, vera mulier virilis, la femmina in tutto e per tutto all'altezza dei maschi, capace di superare le debolezze che la storia le attribuisce da secoli. Il loro è un percorso a ostacoli, dall'esito decisamente incerto. Fortissimi sono ancora i pregiudizi alimentati anche dai monaci, cui è affidata la custodia della cultura subito dopo la caduta dell'impero romano. Parlano delle donne pur non sapendone quasi nulla, strappati fin da bambini alle braccia delle proprie madri, per essere reclusi in comunità solo maschili. Vivono tormentati dall'idea della femmina e non basta nemmeno la venerazione della Vergine Maria a far loro cambiare idea. Così le descrive l'abate Goffredo di Vendôme, vissuto tra l'XI e il XII secolo. Questo sesso ha avvelenato il nostro primogenitore, che era anche suo marito e suo padre. Ha strangolato Giovanni Battista, portato a morte il coraggioso Sansone. In un certo qual modo ha ucciso anche il Salvatore, perché se non fosse stato necessario per il suo peccato, nostro Signore non avrebbe avuto bisogno di morire. Maledetto sia questo sesso in cui non vi è né timore, né bontà, né amicizia, e di cui bisogna diffidare più quanto, scusate, e di cui bisogna diffidare più quando è amato che quando è odiato. Nella visione morale che coinvolge ogni elemento dell'universo medievale, dalla natura ai comportamenti fino ai fenomeni astrali e a quelli tellurici, la donna si aggira sulla terra soggiogata dal peso di preconcetti che traggono fondamento addirittura dai testi sacri. Non sarebbe un caso se l'arcangelo Gabriele, quando sorprende Maria in casa, esordisca con un classico Ave, il padre della Chiesa, proprio nei primi secoli della cristianità. All'esordio dell'età medievale, leggono quel saluto non come l'ossequio romano, ma come il contrario di Eva. Siamo tutti qui. Siamo
Siamo tutti diversi. La Madonna è lo strumento che permette al genere umano di ricucire una relazione con Dio interrotta dal peccato originale. Ecco perché il Concilio di Costantinopoli del 553 d.C. definisce il dogma della verginità perpetua di Maria, vergine prima, durante e dopo il parto. È l'unica condizione che le permette di redimere la pessima reputazione del genere femminile. Non basta che sia buona, onesta e amorevole, la Madonna deve essere vergine per assolvere la sua missione. Ad essere sinceri, non si tratta di un merito, ma di una condizione che permette agli uomini di continuare ad esercitare il controllo sulla sessualità femminile, un retaggio che, come abbiamo visto, si perpetua dall'epoca della mitologia greca antica. In questo panorama, in cui la misoginia permea ogni espressione della cultura, dal diritto alla letteratura, appare oggi quasi un miracolo poter parlare della creatività femminile. Nel Medioevo bisogna superare le mura dei monasteri, penetrare all'interno dei refettori, sbirciare negli stipi delle monache e all'interno delle stanze dove passano la maggior parte della loro vita di comunità. Paradossalmente, tra il VII e il XIV secolo, la quasi totalità delle intellettuali di cui siamo a conoscenza è costituita da suore, con la condizione che oggi assimiliamo alla privazione e all'impedimento. Nei secoli a ridosso dell'anno 1000 va guardata come un privilegio, lontana dall'orizzonte e dal controllo dei maschi. Nella cella di un convento, la donna ha finalmente una stanza tutta per sé, dove può dedicarsi alla preghiera e alla meditazione, attività per le quali è necessario saper leggere. Spesso vi entra da bambina, ancora desiderosa di giochi e carezze materne, ma col tempo vive nelle condizioni che le permetteranno di conquistare, se lo desidera, una grande autonomia intellettuale. Una monaca medievale non deve lavorare per vivere, del suo sostentamento si occupa la comunità che riceve le rendite delle proprietà fondiarie del monastero. Ha molto tempo a disposizione da trascorrere in mezzo ai libri di biblioteche spesso assai ben fornite, come spiega la studiosa Chiara Frugoni. Ha una buona speranza di vita, visto che non è oberata e stroncata dalle fatiche del ménage familiare e dalle gravidanze, non morirà di parto o per le malattie contratte in conseguenza. Ha la possibilità di formarsi, studiare e scrivere. Una donna sposata, anche se con un sovrano, era legata al ruolo di comprimaria per tutta la vita. Le badesse, al contrario, possono governare la propria esistenza nel silenzio dei chiostri. Quando abbiamo fra le mani un codice, magari miniato, quasi automaticamente pensiamo che a compilarlo e dipingerlo sia stata la mano di un uomo. E invece dovremmo fare spazio ad un'altra immagine, quella di generazioni e generazioni di monache dimenticate, intente a copiare, collezionare, miniare e comporre, libere al pari dei loro colleghi maschi. Ma di loro purtroppo sono pochissimi i nomi che ci sono stati tramandati.